Una lite violenta, le urla, poi improvvisamente il silenzio. Così i vicini di casa descrivono il drammatico omicidio-suicidio avvenuto questa mattina in via Tagliamento 11 a Montesilvano, dove una coppia di romeni di 50 anni è stata trovata morta all'interno della loro abitazione. I vicini, che conoscevano la coppia, hanno provato a chiamarli, ma quando non hanno avuto alcuna risposta hanno lanciato l'allarme. All'esterno dell'abitazione, che si trova nella stradina dove tutti si conoscono, i conoscenti parlano di due brave persone. Lui lavorava come muratore e lei si arrangiava con dei lavoretti nelle case. Dalle prime informazioni, in base ad una ricostruzione della dinamica, forse l'uomo avrebbe prima cercato di strangolare la moglie e poi l'avrebbe colpita con un coltello, arma che poi avrebbe rivolto contro se stesso, togliendosi la vita. L'autopsia sui corpi ci sarà ad inizio settimana. Per i soccorritori e i carabinieri arrivati per primi sul posto, il pensiero è andato subito al figlio di 10 anni, in quanto non si sapeva se fosse in casa o meno al momento dei fatti e quindi che potesse essere stato vittima di un altro gesto estremo. Per fortuna il figlio era a scuola, probabilmente accompagnato dal padre. Sull'accaduto sentiamo alcune testimonianze raccolte da Luca Pompei. Qualche volta ci salutavamo. Sì, ma lui salutava tutti. Io avevo il cagnolino, il bambino spesso si avvicinava alla cagnolina, così, ma niente di più, non abbiamo parlato mai di nulla. Io lei non mi ricordo bene. Bella, una bella donna, sempre di corsa, bella. Bella donna, educata, molto rispettosa, no, è molto molto legata al bambino. Io personalmente non ho mai sentito Ma quindi loro erano da soli qua, non c'hanno parenti, non qualcuno c'è a trovarli, c'è qualche amicizia, non lo sì, coetanei romeni ce l'hanno, che si frequentano, ci sono, spesso venivano qua per trovarle.